Questi tortelli uniscono in un'unica ricetta due preparazioni di base e sono perfetti quando avete degli ospiti. L'idea ricalca un po' quella dei pieroghi polacchi, una pasta fresca fatta a mano con all'interno semplicemente delle patate. Io per il ripieno utilizzo la ricetta dei canederli che, se siete di fretta, potete servire anche da soli. Ma se avete un po' più di tempo, facendo la pasta, raggiungerete sicuramente un effetto più scenografico. Partiamo comunque pelando le patate e facendole bollire. Preferisco cuocere le patate già senza la buccia, in modo da fare prima, ma ovviamente voi potete anche bollirle in acqua con la buccia, oppure bucarle e cuocerle al forno e poi spellarle, o eventualmente farle al vapore. A questo punto vanno sciacquate sotto l'acqua e poi messe a bollire con un pizzico di sale. Mentre le patate cuociono, possiamo preparare l'impasto: farina di semola, uova, un po' di acqua e ovviamente un pizzico di sale. Ovviamente potete tirare l'impasto anche a mano, ma se avete un'impastatrice viene sicuramente meglio ed è molto più veloce. Iniziamo aggiungendo nella ciotola la semola rimacinata di grano duro. Aggiungiamo un po' di sale, l'equivalente di un cucchiaino. Poi due uova e infine l'acqua. Inizio a impastare piano con la frusta cappa e poi aggiungo l'acqua un po' alla volta. Potrebbe non essere necessaria tutta, quindi aggiungetela solo un pochino alla volta, non tutta insieme. Avete visto com'è stato facile? Adesso abbiamo un impasto già pronto per essere lavorato, un po' appiccicoso ma non troppo. Ora dovete semplicemente infarinarlo e tirare la sfoglia. Anche in questo caso potremmo tirarlo a mano, ma visto che abbiamo la planetaria, lo facciamo fare a lei, verrà sicuramente meglio. Preparate l'impasto suddividendolo in quattro porzioni e lavorandolo così leggermente con le mani. Poi mettetelo su una teglia infarinata. Va schiacciato giusto quanto basta per farlo passare tra i rulli della sfogliatrice. Partiamo con la sfogliatrice posizionata su zero, cioè lo spessore è più largo. Ecco qua, veloce e soprattutto super professionale. Dovete raggiungere uno spessore più o meno di 3 mm, senza stare a misurarlo ovviamente, una pasta così che sia elastica, bella omogenea e abbastanza sottile. Ora è arrivato il momento di verificare se le nostre patate sono cotte. Le patate sono pronte, quindi iniziamo preparando il ripieno. Per
questa ricetta potete decidere di aromatizzare le patate con un po' di cumino anche mentre cuociono, mettendolo semplicemente nell'acqua, oppure aggiungendo il cumino al burro, come faremo noi oggi. Partiamo schiacciandole bene all'interno di una ciotola. Consistenza è la stessa del purè. Adesso potete unire un uovo intero oppure semplicemente un tuorlo, poi un po' di sale e il prezzemolo. Quando preparo questo impasto per i canederli, ovviamente bisogna aggiungere anche la farina o della fecola di patate, ma se stanno all'interno dei ravioli potete farne meno, saranno soltanto più morbidi. Un pezzettino di burro o, se preferite, un po' di olio d'oliva, così. E mentre si scioglie con il calore residuo possiamo preparare il prezzemolo. I gambi non buttateli perché, vi ricordate, vanno nel barattolo del minestrone. Visto che il prezzemolo sta all'interno, non abbiamo bisogno di tritarlo proprio tutto uguale. Ecco qui, il ripieno è pronto, manca solo un pizzico di noce moscata da grattare direttamente sopra le patate. E, visto che abbiamo ospiti, anche un po' di parmigiano renderà all'interno dei nostri ravioli più interessante. Dunque, ora il ripieno è pronto e, arrivati a questo punto, vi consiglierei di assaggiarne un pezzetto, così potete verificare che il sale sia giusto. Molto bene. Ora possiamo tagliare i cerchi con i quali chiuderemo i nostri ravioli pieroghi. La dimensione dipende da quanto volete farli grandi, diciamo che così potrebbe andare bene. L'impasto è perfetto, morbido e sottile, spesso al punto giusto per poter essere chiuso. Tenete sempre da parte tutti i ritagli di pasta perché potrete ovviamente reimpastarli, ma anche semplicemente farci dei maltagliati da servire il giorno dopo. Resistete anche all'idea di aggiungere farina perché altrimenti sarà molto difficile poi che restino chiusi durante la cottura. Ora siamo pronti per riempirli, quindi prendete una porzione di ripieno con le mani o potete anche metterlo in una sac à poche, oppure utilizzate un cucchiaino più piccolo, fate delle piccole palline sopra il cerchio di pasta. Un consiglio, fate la prova, chiudetene uno e verificate se la dimensione è giusta. Picchiettate la pasta per farla aderire e il vostro raviolo è pronto. La dimensione è giusta, quindi possiamo procedere. Se non vi piace il sapore della noce moscata e del cumino, in primavera potete anche aggiungere un po' di scorza di limone, per esempio. Iniziamo a chiudere i primi e posizioniamoli su un vassoio. Fate aderire bene il bordo, altrimenti in cottura si apriranno. Spostiamo quelli già pronti sul vassoio e poi continuiamo con il resto. Forse qualcuno di voi si sta chiedendo quanti servirne a testa. Dipende dalla dimensione, se li fate piccoli una decina sono necessari. Se li volete fare più grandi invece magari potreste deciderne di servirne solo 6 per persona.
L'acqua è in ebollizione e a questo punto prepariamo il condimento. Potreste decidere di farli anche con una salsa di pomodoro, ma secondo me alla fine il burro, un po' di olio, il prezzemolo e i semi di cumino sono la soluzione migliore. Facile e veloce. Aggiungiamo i semi di cumino direttamente nel burro e siamo pronti per cuocere i nostri tortelli di patate. A questo punto aggiungiamo un po' di olio e poi il prezzemolo e il parmigiano. Ed ecco qui, i nostri tortelli di patate sono pronti. Io adoro il profumo del cumino mescolato al prezzemolo, ma voi potete scegliere le erbe fresche e le spezie che preferite.